Allora, il 28 e il 29 ci sarà la prima edizione del Mercato Medievale. Ecco, Mimmo Scarfò desidera far capire ai turisti, ai cittadini di Stilo e ai paesi vicini cos'è. Mercato medievale perché? Perché già da noi esiste un qualcosa che è già una rappresentazione medievale, che è il Palio di Ribusa. Noi della Prologo abbiamo la funzione di lanciare, di cercare di far vedere a tutti le ricchezze e la parte culturale che questa zona ha. E quindi prendiamo spunto da questo mercato per far conoscere a tutti quanti ciò che c'è di meglio in questa zona. Il mercato, forse già avrete visto lo spot, quello spot non fa altro che ricordare che già nei tempi intorno al 1500 e 1600 esistono dei documenti che descrivono la fiera di Ribusa, cioè era un mercato che allora avveniva perché? Perché c'era uno scambio di prodotti tra i contadini, tra gli allevatori. Oggi noi vorremmo ricreare quell'ambientazione, però è un passaggio che va dal passato ad oggi, cioè noi rappresenteremo nel mercato tutto ciò che era medievale, faccio degli esempi. Ad esempio, ci saranno degli artigiani che porteranno i prodotti relativi al Medioevo, che sarebbero le armi, che potrebbero essere le armature, però poi abbiamo anche altri artigiani, tipo i liutai. I liutai un tempo facevano le chitarre battente, beh, oggi noi abbiamo in zona sempre artigiani dello stesso genere che cercano di rinnovare questa tradizione e pertanto noi ce la stiamo mettendo tutto per poter far capire come in questa zona esistono queste realtà che possono essere di vantaggio per tutti quanti. Ricordo che fra l'altro ci saranno anche delle forme rappresentative che si rifanno al supplizio di Campanella, cioè i mezzi di coercizione che in medievale la Chiesa e il potere politico del tempo utilizzava, tipo varie forme di costrizione che portavano praticamente alla confessione anche non regolare del povero malcapitato. Poi c'è un passaggio che va da ieri a oggi. Questo passaggio viene rappresentato, ripeto, sempre dagli artigiani e noi avremo anche persone che mostreranno come la cultura di allora, cioè di fare il lenzuolo, di fare il cuscino, di ricamare, beh, è stata riportata anche oggi e avremo anche delle dimostrazioni su questo campo. Il dulcis in fundo, secondo me, è il prodotto che più veniva usato un tempo e che siamo certi che anche forse Campanella, che in qualche passo descrive, sono le lumache che dialettalmente in ogni parte hanno varie nome, però li chiamiamo lumache in modo tale da farci capire. Beh, le lumache sono ricche di proteine, abbassano il colesterolo cattivo, l'LDL, sono ricche di vitamina B12, contengono nientemeno vitamina B12 in più delle carni rosse. Saranno il modo di far passare lieto un'ora, 2 ore, alle persone che interverranno a questa manifestazione. La Proloco di Stilo vi invita a partecipare al mercato medievale, esposizione di prodotti tipici, degustazione del piatto per eccellenza stilese, la pasta con i vermituri, tanto amata dal filosofo Campanella. Mercato medievale di Stilo, Piazza San Giovanni Terestis, il 28 e il 29 luglio, dalle ore 19.